Lo screening mammografico organizzato ha dimostrato di essere efficiente, di riuscire quindi a far aumentare il numero di diagnosi di tumore al seno, che è un elemento importantissimo. Come funziona in Italia questo screening? Come è organizzato? È un invito esteso a tutte le donne asintomatiche, quindi potenzialmente sane, alle donne in tutte le regioni di fascia d'età compresa tra i 50 e i 69 anni. In alcune regioni è già stato esteso ai 45 e ai, 60, ai 74 anni. È un invito gratuito ad effettuare un test diagnostico che è la mammografia ogni 2 anni. Letto da 2 lettori, e quindi da 2 medici radiologi esperti che non parlano tra di loro e quindi non si influenzano, questo per rendere più sicura la diagnosi. Ovviamente se il test va bene, se la mammografia è negativa, la paziente è rinvitata nei 2 anni successivi, oppure se invece alla mammografia vi sono dei dubbi o addirittura casi di positività, la paziente viene inviata entro 15 giorni. Invitata entro 15 giorni dall'effettuazione della mammografia a fare gli approfondimenti successivi. Ovviamente il valore aggiunto di uno screening mammografico organizzato è quello poi di avere un contesto dietro, perché oltre alla positività di una diagnosi è la totale presa in carico della paziente e quindi la possibilità di curarsi per quel tipo di tumore nel maniera più corretta. Nell'incontro organizzato da Hologic, dedicato proprio alla diagnosi precoce, allo screening, sono emerse alcune criticità. Una su tutte, per esempio, quella di riuscire a raggiungere in maniera più efficace le donne utilizzando, anziché la classica lettera che arriva via posta, altri strumenti più digitali, SMS, WhatsApp, email. Quali sono le altre criticità che a suo parere andrebbero un po' perfezionate, anzi superate? Beh, innanzitutto la criticità più grossa è proprio la fascia di età delle pazienti. È vero che vengono chiamate le donne dai 50 ai 69 anni perché quella è la fascia di età più colpita e quindi dove lo screening è più efficace, una diagnosi precoce è più efficace. Però ricordiamo che sempre più donne vengono colpite addirittura sotto i 40 anni. Quindi sicuramente bisogna trovare le modalità di poter estendere lo screening sotto i 50 anni e poi anche sopra i 69 anni. Altra è la comunicazione, occorre rivedere tutti i sistemi di comunicazione, ma non solo di invito delle persone, ma anche proprio di informazione alla popolazione, e anche perché con una maggior comunicazione, informazione e fiducia in un programma di screening che assolutamente è veramente organizzato e strutturato in maniera efficace, sicuramente aumenterebbe il tasso di adesione e quindi più persone, più diagnosi. E poi anche aiutandosi con sistemi nuovi, no? Cioè l'intelligenza artificiale che potrebbe intervenire in una delle 2 letture, affiancato ovviamente sempre da un medico radiologo che controlla la nostra aiuto dall'intelligenza artificiale e quindi risparmiare risorse, o ancora personalizzare più lo screening, ovvero tramite almeno la prima visita, il primo controllo con dei sistemi, con dei software che valutino la densità mammografica e quindi capire per quelle pazienti più a rischio percorsi e costruire dei percorsi anche più ravvicinati come nei controlli da effettuare successivamente.